tutto è cambiato. Un mio avo diceva che quasi a dispetto del genere umano, il capomafia profanava il tempio pestandosi il petto. Il mio bisnonno diceva che il costruttore, dove occorreva, innalzava palazzi alla camorra e, bando agli scrupoli, visto e non visto, se era suo comodo, ingannava Cristo e Madonna. Mio nonno diceva che l'onorevole faceva fumo e consumo della politica e tutta la furbissima, vile canaglia dei suoi elettori godeva all'applauso delle elezioni. Tu che predichi che l'onestà accumula tesori di evoluzione, dimmi di grazia, se ne hai il coraggio, che cosa è cambiato? Commento: tutto è cambiato, perché quel capomafia, quel costruttore, quel capopopolo e quell'onorevole che sono tornati ad essere uomini e donne, sui loro danni, intrighi ed infamie, hanno adesso innalzato una vita onesta.